Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay. Oggi siamo su Low Magic Age, un gioco che vedete in italiano perché è merito dei Tiger Team traduzioni. Il gioco è al momento scontato con un prezzo ridicolo, 4,99€ contro i 12,50€ credo che costi di base. Che cos'è? È un gioco di ruolo basato sulle regole di D&D 3.5, mi pare. Desidero ringraziare appunto i Tiger Team per l'anteprima di questa traduzione che diventerà, quanto mi hanno detto, ufficiale. Il gioco io l'avevo messo in lista quando avevo saputo che era in lavorazione la traduzione e poi il buon Ivan me lo ha regalato, quindi ringrazio ovviamente Ivan Di Pietro. Lo iniziamo così giusto per vedere come funziona. È figo perché è basato appunto su una campagna di D&D. Abbiamo il modo di settare il mondo, la struttura dei dungeon, dati della città, distribuzione delle merci, la densità dei mostri, le città, tutti i parametri di un gioco normale, più le regole. Quindi abbiamo la possibilità di modificare le regole della nostra campagna. In questo caso stiamo scegliendo le regole speciali su quelle di Low Magic Age. Oppure impostare le regole speciali basandosi sulle regole della 3.5, cioè deselezionare tutto. Io parto normalmente e qua possiamo andare a creare un nuovo personaggio che è personalizzato oppure predefinito. Ne abbiamo tantissimi. Abbiamo dai guerrieri, quindi il massacratore, guardiano, doppia arma, arciere, il chierico, il guaritore, combattente, il cacciatore di non morti, il mago, quindi controllore, elementalista, evocatore, lo schermidore, bracconiere su altri, guardiano verde, sentinella selvaggio, insomma andando via, mago selvaggio e così via. Se io facessi personalizzato potrei andare avanti e scegliere tutte le varie razze. Guardate, tutto tradotto. Ovviamente la traduzione deve essere ancora ben revisionata, però... cioè ci sono tutte le regole. Io vorrei però provare a fare un mago evocatore, vediamo. Anzi, attenzione, nota: un personaggio predefinito impara automaticamente nuovi talenti incantesimi quando sale di livello, non c'è bisogno di controllare manualmente. Dove salire di livello manualmente scegli l'opzione personalizzato per creare personaggi. Ah ok, niente, dobbiamo farlo così. Io farei un... mamma mia, il draw. Io adesso vado a caso perché non stiamo qua, a mettere tutto a mano. Elfo, mezzelfo, nano, gnomo, halfling, ma l'umano. Umano, sì, sempre e solo. Lo facciamo umano mago. Il famiglio è... crosta. E poi andiamo a mettere, ovviamente i punti ci sono già stati messi, così possiamo ritirare i dadi, possiamo metterli equilibrati o potenti. In questo caso avremo almeno uno di carisma e ci sta, l'intelligenza deve essere alta, abbiamo 18 che è come piacerebbe a me. Possiamo mettere i nostri punti abilità, ovviamente qua io parlo liberamente a chi conosce già il gioco da tavolo, insomma il gioco di ruolo dal vivo. Ascoltare è utilissimo, anche la concentrazione per combattere in combattimento, e qua le conoscenze, mamma mia, range più 4 dovuto al più 4 all'intelligenza. Poi ovviamente se voi non lo conoscete questo sarà un pochino più difficile per voi magari capire di che cosa sto parlando. Percepire intenzioni, sempre molto utile, ma cavoli, ho un sacco di punti da mettere. Beh, in effetti su D&D decifrare scritture si mettevano tanti punti, quindi... andiamo a mettere ascoltare, cercare no perché non è di classe, parlare linguaggi sì, conoscenze arcana, non so quanto possa influenzare una roba del genere, però vedete che qua, vabbè, magari saranno anche utilizzati in modo... talenti, iniziativa migliorata, estrazione rapida, robustezza, schivare, io non faccio iniziativa migliorata così inizio, robustezza che abbiamo un punto ferita, addizionale per ogni livello oltre il 3, questo lo prendevo sempre, e più
più due bonus alla volontà, in modo che se veniamo colpiti con qualche incantesimo, qualche trappola a base magica, no, a base magica, sì, a base magica, possiamo resistere meglio. Gli incantesimi, non abbiamo ancora, credo, se non ricordo male, nulla di evocazione. No, evoca elementale, il sonno, il dardo incantato, è un classico, però ne abbiamo uno di troppo, quindi io uso il dardo incantato e l'evoca elementale. Siamo legali buoni, no, caotico buono, in modo che facciamo un po' quel cacchio che vogliamo. Abbiamo il ritratto con il nostro omino, che non capisco. Avatar? Ah, spettacolo, no, lo lascio così com'è che mi piace. Lo chiamiamo Indie. E questo è il nostro personaggio. Non mi ha fatto scegliere uomo o donna. E possiamo farne uno solo? Seleziona, sì. Cioè, ah sì, uno solo. Iniziamo. Apri gli occhi lentamente, le vertigini ancora offuscano i tuoi pensieri. Una giovane donna seduta accanto a te con lo sguardo rivolto verso il basso e la preoccupazione dipinta sul viso. Che la dea sia benedetta. Finalmente ti sei svegliato. Come ti senti? Ti ricordi cos'è successo? Ho le vertigini, chi sei tu? Mi hai salvato? Sono Aileen. Ti abbiamo trovato... nome classico di chiunque inizia a giocare a gioco di ruolo. Sei un avventuriero, vero? Ma non sei di queste terre, eh? C'è il classico avventuriero, no? Sai, uno incontra uno in giro, tu cosa fai? Sono un viandante, no? Un avventuriero. Ma non sei di queste terre, eh? La donna guardò oltre e chiese. Sei qui da solo o con i tuoi compagni? Sono venuto con diversi avventurieri, li hai visti? Abbiamo trovato solo te. Il mio compagno Todd li ha cercati. Ma finora non ho trovato alcun indizio. Dobbiamo affrettarci. C'è qualcos'altro che vorrei capire. Oh, mi spiace, il mio compagno Todd e io siamo entrambi dal Gilda degli Avventurieri. Ok, cos'è questo posto? La spiaggia più vicina a Porto Red. Ok, l'hai visti? No, andiamo immediatamente. Ok, ti svegli su una strana spiaggia. Sembra che Lady Ailing, un membro della Gilda degli Avventurieri, ti abbia salvato. Traduzione ottima, devo dire. Come sempre. Mentre i tuoi compagni sono scomparsi, con diversi problemi da risolvere, il più urgente è ritrovare i tuoi compagni. Viaggia lungo la destinazione, attraverso la destinazione. Viaggi per il mondo a scorrere del tempo. Guarda, queste cose mi fanno impazzire. Per impostazione predefinita, il mondo è in pausa, tutto compreso il tuo personaggio a riposo. Quando si clicca su un qualsiasi luogo raggiungibile sulla mappa, il tempo inizia a scorrere, il mondo si muove. Finché non finisce il movimento, il mondo è di nuovo fermo. Ok, quindi dobbiamo andare lungo la costa. Quindi questa è la mappa, clicchiamo qua e ci muoviamo. Mentre stai cercando lungo la costa, ben presto trovi alcune tracce evidenti di una lotta impressa sulla sabbia della spiaggia. Vedi una manciata di impronte confuse, alcune misure d'uomo, ma la maggior parte più piccole. Otteniamo degli oggetti. Ok, fantastico. Diamo un'occhiata anche al menu. Questo è... ricorda un po' anche il gioco Pathfinder. Abbiamo... questo ce l'abbiamo già. Le frecce le mettiamo qui. Le pozioni, non abbiamo uno slot veloce. Questo è il personaggio. Poi qua abbiamo le merci. Perché le merci? Perché trasportare, gestisci merci. Ah, per commerciare, le missioni. Qua abbiamo le formazioni di combattimento, quindi siamo Aileen e io. Ma lei che cos'è effettivamente? Mezzelfo chierico. E si combatte lei, ha voglia. Abbiamo, questo è il preparare incantesimi, quindi io ne ho dato incantato, evoca elementale, slot per incantesimi, lei... invece ne ha tanti. Infligge ferite, causa per... lei cura solo ferite. No, direi che potresti prendere non mani brucianti, ma infligge ferite e causa paura. Ok, va bene. E questo invece le abilità, e sono le classiche. Non si capiscono benissimo con questa immagine qui, sarà un bel casino capirle, perché bisogna scorrerle proprio una a una, non è comodissimo, ma qui è ovviamente una critica rivolta al gioco. Impostazioni per la zona corrente, ok, mostra città, mostra tutto, ok, perfetto. Menu principale, regole speciali, no, vai avanti. Continuiamo, lì ci sono dei mostri erranti, andiamo qui. Vorrei arrivare in una città e vedere come funziona. Un goblin! Un giovane combattente si percepisce verso di te, sfoderà le armi. Ok, il combattimento a turni. Ognuno agisce in un ciclo regolare di round. Ogni round inizia
Allora, ognuno inizia con il personaggio che ha ottenuto il risultato iniziativa più alto. Sì, questo certo, ma dovrei iniziare io perché ho preso almeno a regola. Perché dovrei avere un bonus, un boost dovuto al talento. Se il nemico ti ha portato il tuo attacco, puoi attaccarlo direttamente. Ok, noi abbiamo. Questo è Todd. Ah, abbiamo anche Todd, Gian. E il nemico dov'è? Ma cacchio è il nemico? Vabbè, muovo qui, basta. Passo il turno. Lanciare un incantesimo. Oltre agli attacchi, posso lanciare incantesimi. Puoi scegliere un incantesimo. Sì, cioè, sono d'accordo. Ho questi. Ma in realtà non vedo nessun nemico. Quindi io mi sposto anch'io qui e passo il turno. Mi metto sulla difensiva. Ok, stanno agendo al di fuori della vista. Lei. Ok, no, va in base all'iniziativa, ok. Ma lei non agisce mai. Vai qui. Tanto lui è un guerriero, quindi. Eccoli lì. Niente, passa il turno. Io posso lanciare dardo incantato? No, perché in teoria non lo vedo. Vediamo. No, non lo vedo, non lo vedo. Quindi io mi muovo qui. Faccio un movimento. E poi uso l'incantesimo, non posso più evocare l'elementale, lancio il dado incantato. Ottimo, il dado incantato non manca mai il bersaglio. Ok, lei potrebbe attaccare, no, però può muoversi fin qui. Questo è il classico combattimento da D&D, eh. Lei non ha, scusate, ma non ha, no, ha l'incantesimo, ok. Infliggi ferite, causa paura, proviamo a causargli paura. Sarà sottoposto, ok, spaventato, vedete qua sotto che tira il tiro salvezza sulla volontà e fallisce. Quindi lui è spaventato. Adesso tocca al nostro amico Jean Todd che va ad attaccare sto tizio qui e lo uccide istantaneamente. Se avesse avuto incalzare poteva attaccarne un altro, ma questo era troppo a distanza. Voglio evocare l'elementale e vedere come funziona. Ok, l'elementale agisce per i cacchi suoi. Lui è impaurito, continua a fuggire. Lei va e gli dà una mazzata anche lei e lo uccide. Abbiamo sconfitto, abbiamo ottenuto esperienza e abbiamo ottenuto anche un'arma. Questi maledetti goblin. Il giovane guerriero dovrebbe essere il compagno Todd che Aileen ha menzionato. Dopo aver maledetto le piccole bestie ripugnanti, Todd riferì i risultati delle sue ricerche. I tuoi compagni sono stati portati via da una banda di goblin. Sfortunatamente la maggior parte di loro ha lasciato il campo quando ha individuato le tracce. Ho ucciso due, no, tre di loro e il resto sicuramente con i tuoi amici. Sono feriti i miei compagni, mi spiace, non ho potuto vedere chiaramente. Cosa dobbiamo fare ora? Dovremmo muoverci verso la fortezza dei picchi immediatamente. Se siamo fortunati, raggiungeremo in tempo per salvare i tuoi amici. Perché fortezza dei picchi? Sono arrivati in quella direzione? Ok. Ma io vorrei vedere una cosa, adesso se è possibile. Vorrei andare a vedere una città. Giusto per chiudere l'esperienza, perché è fighissimo. Poi, allora, vi dico la mia, pensiero proprio così a caldo. Da Steam non rende minimamente l'idea di che gioco è. Infatti mi sembra un gioco retro, ma in realtà ha un senso. Porto Red è un piccolo villaggio fatiscente, i cittadini non ti conoscono, specialità locali zero. C'è una missione. Troppo tardi. Ok, no, allora, questa è informazione città. Poi abbiamo la taverna. Con una missione. Abbiamo un avventuriero reclutabile che è un elfling delle profondità. Ci costa 160 monete. Noi ne abbiamo 1300, lo reclutiamo. È un ladro, tra l'altro. Recluta. Non posso farlo ora. Abbiamo una missione da compiere. Allora, qua la carovana, deposito del gruppo scambia e qua il fabbro che ci permette di acquistare e vendere. Vendo la balestra leggera. Credo. Scambia per 7 monete. E anche questa. 0,4, vabbè. Servizi della città. Compra provviste. Cacchio quanto ci costa. Compro 6 provviste. Eh sì, perché anche le provviste sono importanti. Qua c'è un'altra città qua. Diamo un'occhiata a cos'è qui. Qui c'è un'altra città. Altre missioni, altre persone da reclutare, ma non possiamo reclutare nessuno. Carovana, il mercato, cioè, qua possiamo comprare provviste e si può andare anche alla cripta delle ceneri. Vediamo un po' come funziona questa cosa. C'è un teschio sopra, quindi non è un buon segno. Questa è una grafica un po' alla.
Alla Darkest Dungeon. Fammi un po' capire. C'è qualcosa che aspetto più avanti. Cioè, voglio farvi vedere il più possibile. Cerca. Trovato raffica di dadi. Disarma trappole. Nessun personaggio ha l'abilità. Ma pensa a te. Nessuno ha l'abilità di disattivare congegni. Ma che spettacolo! Cioè, praticamente tesoro trovato. È un Darkest Dungeon senza la camminata. Bisogna scassinare, ma ci manca il ladro. Beh, guarda, no, riposa, no, vorrei andare via. Che spettacolo il dungeon! Ma questo qua è un giocone, eh. Ma è un giocone. Acquistare la licenza di produzione di questo sito. Cioè? Licenza di produzione ricevuta. Cioè praticamente diventa un builder? Cioè, adesso fatemi capire. Sto recuperando materiali. Qui c'è un'uscita. No, 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 no. Aspetta, fammi vedere. Cioè, ho speso tutti i soldi che avevamo per andare qui. E qui io cosa posso fare effettivamente? Cioè, abbiamo comprato sta cosa. Estrazione ci serve essere dei minatori. E consumiamo anche provvista stare qui. Ma poi magari, non lo so, possiamo costruire qualcosa, magari no? Boh. Chi lo sa. Però è fighissima sta cosa. Vabbè, andiamo via. Dovremmo avere il peso trasportabile è buono, le provviste sono buone, materiale per incantesimi buone, perché anche quelli bisogna comprarli. Ci sono. C'è un castello enorme lì, andiamo a vedere. Una piccola città normale, non ti conoscono. Ok, qui c'è missioni, qua ci sono avventurieri, questo è un negozio. E qui c'è il tempio dove si possono comprare le pozioni. Compriamo provviste, materiali, licenza. Licenza di commercio. Ti permette di visitare il mercato, la città e scambiare. Minchia, 2000. E ci serve una reputazione minima. Quindi bisogna far salire anche la reputazione. Mamma mia, che meraviglia sto gioco. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, ma io vi dico subito che a 4,99 euro. Allora, premetto perché so che me lo chiederete e l'ho già detto all'inizio del video. Ho la traduzione in anteprima e non è disponibile al momento, verrà rilasciata. Nel dubbio, io vi lascio, vi invito a iscrivervi adesso, magari vi lascio anche qualche link sotto per andare a vedere la pagina dei Tiger Team Traduzioni. Non so quando verrà rilasciata, penso nel corso dell'estate, però devo chiedere. Quindi, se lo comprate adesso l'avete in inglese, però sappiate che il gioco è fighissimo. 5 euro. Ragazzi, con questo è tutto. Vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!